Il lavoro che devo fare oggi è questo qui. Devo sistemare una perdita di olio sul sollevatore di questo trattore cingolato qui. Perché mi sono accorto che mentre stavo trinciando, buttava tutto quanto olio qui sopra. Poi dopo, quando lo scendo, vi faccio vedere meglio. E quindi, logicamente, lavorandoci, ha buttato tutto quanto l'olio che era dentro il cambio. E poi, dato che il sollevatore funziona con l'olio del cambio, ho dovuto smettere perché non c'era più olio e il sollevatore, non si alzava più. Poi dopo, per poterlo caricare, ci hanno messo un goccio dentro il cambio, infatti è tornato a funzionare. Però, dato che così non lo posso utilizzare, adesso lo scendo, lo lavo con l'idropulitrice perché è tutto sporco e non si vede neanche dov'è che butta. Una volta che ho fatto quello, guardo dov'è la perdita, dovrei aver capito dov'è. È una guarnizioncina sotto il monoblocco del sollevatore. Lo smonto, ci metto la guarnizione nuova e lo rimonto. A parole sembra facilissimo, però adesso voglio vedere in realtà com'è. Poi, con l'occasione che lo lavo con l'idropulitrice, voglio anche ripulire per bene l'aspirazione dell'aria, perché davanti si è pienata tutta quanta di roba e secondo me neanche respira più. A parte qui davanti che si riempie sempre, secondo me si è riempito proprio qui dentro il circuito di raffreddamento. Adesso prendo l'avvisatore, smonto queste viti, tolgo questa placca e lavo anche tutto qua dentro. E dopo guardo questa perdita che, come vi dicevo, proviene da qui, perché qui fra la carcassa del cambio e questo monoblocco qui c'è un accoppiamento con delle viti e una guarnizione, solamente che la guarnizione secondo me si è rotta perché non è quella sua originale, l'hanno rifatta con un pezzo di cartone e poi ci hanno messo il mastice quello nero, cosa che rifarò anch'io perché adesso la guarnizione sua originale non ce l'ho. Invece pensavo peggio, credevo che era molto più sporco, mentre invece è abbastanza pulito. La cosa che era tanto sporca era la ventola qui davanti, perché quando uno trincia con la roba polverosa, specialmente in queste stagioni, che l'erba è secca e fa molta polvere, qui davanti si riempie subito, perché logicamente aspira l'aria e tutte quante le particelle che volano leggere le aspira. Comunque rimane sempre una gran macchina.
Allora, il problema viene da qui, che credo che ci siano queste tre viti che tengono tutto quanto questo blocchetto. Le tre viti sono strette forte, però la guarnizione che sta sotto si è rotta e di conseguenza quando dentro il cambio gira, che l'olio schizza, qui da qui esce un bel po' d'olio. Quindi adesso intanto stacco questo ferro qui, così che lo posso liberare, e smonto anche quest'altro attacco rigido, mentre invece questi tubi di gomma morbidi li lascio fare, che tanto se anche non li smonto è uguale, così almeno butto meno olio. Poi smonto questi tre viti, lo alzo, provo a rifare la guarnizione e poi rimonto tutto. E con l'occasione ingrasso anche tutti quanti questi ingrassatorini che ormai hanno bisogno. Sì, infatti si vede proprio che la guarnizione, questa qui era rotta in questo punto, ecco perché l'olio usciva. Adesso la ripulisco per bene tutta quanta e poi dopo provo a rifarla. Per rifarla uso il cartoncino della scatola dei cereali, tanto va bene uguale. Thank you.
Ok, l'olio c'è perché ce l'avevo rimesso. Logicamente quello che era dentro il cambio, prima che ce l'aggiungessi, era veramente bianchissimo. Poi dopo ce n'ho aggiunto un po' di quello buono e è migliorato un pochino. Però certo, è ancora bianco, ma per il momento può andare. Ho rimontato tutto, l'ho provato e ho visto che non butta più, quindi dovrebbe andare bene. Spero di aver risolto. Poi con l'occasione ho saldato anche questa cassettina qui, perché prima c'erano dentro due viti, ma erano lente e non le potevo stringere perché a forza di vibrare si erano consumati tutti i filetti. E quindi l'ho saldata, così almeno non vibra più. Nel prossimo video farò una presentazione di questo autocarro qui che ho preso, che ho trasformato in macchina operatrice. È un Iveco Turbo Z modello 6512 con la gru e il ribaltabile.